Ragazze, buongiorno. Allora, stamattina assolutamente riscaldamento attaccato. È un attimo passare dall'aria condizionata al riscaldamento qua. Cioè, veramente allucinante. Fa un freddo. E tra l'altro, vabbè, è il 21 di settembre, quindi insomma, tra l'altro adesso mi è venuto un flash. Perché io penso queste cose di prima mattina, non si sa. 3 anni fa, oggi, arrivavamo alle Maldive appunto per il viaggio di nozze, quindi da Dubai, partivamo e arrivavamo alle Maldive. Perché mi vengono in mente queste cose proprio oggi, che è mercoledì, quindi siamo proprio centrali alla settimana, e quindi è ancora lunga la storia, è quello. Cosa, tra l'altro stanotte non abbiamo chiuso occhio perché Adele ha deciso di continuare a lamentarsi, a lamentarsi, a lamentarsi, quindi non abbiamo chiuso occhio. Tra l'altro stanotte ho anche un po' perso la pazienza perché dicevo ma non si può veramente, non si può. Niente, tanto andremo avanti lo stesso, vediamo se oggi pomeriggio riesco a riposarmi un pochettino perché stasera ho una cena solo io, quindi uscirò solo io. E quindi diciamo che magari non faremo tardissimo, però comunque tardi lo faremo. Quindi se non ho neanche le ore di sonno, le mie, diciamo, sulle spalle, non lo so come sarà domani. Non voglio neanche immaginarlo. Comunque, a parte questo, chiaramente siamo passati dalle Birkenstock ai Dr. Martens, è un attimo, proprio questione di secondi, e io penso che potrei viaggiare tutto l'anno con 2 paia di scarpe, cioè le Dr. Martens in inverno e le Birkenstock in estate. Io penso che altre scarpe non mi servano. Cioè, proprio sto usando soltanto loro. Ma i Dr. Martens veramente sono troppo comodi. Cioè, proprio la comodità. La comodità, non c'è niente di meglio. E le Birkenstock uguali. Ho trovato la stessa, insomma, la stessa, diciamo, comodità. Ecco, diciamo così. Comunque. E niente ragazzi, io direi che inizierò ad andare perché sono già le 8 e 5, non vorrei arrivare in ritardo come il mio solito o al pelo, e quindi direi che ci vediamo dopo. Quindi, solita visione di me che rientro in macchina e mi metto la cintura per andare a recuperare Adele. Siamo proprio tornati ai soliti video, ecco. Nulla, oggi stavo notando che con questo e con questi orecchini un po' così, no? Mi sembro un po' Esmeralda delle principesse della Disney. Un po' zingara, o no, non lo so. Poi questi capelli lunghi, boh, non so, vabbè. Comunque, niente, andiamo a recuperare Adele, basta cavolate. Andiamo a recuperare Adele e poi tra l'altro oggi vi faccio un po' vedere una super novità che sicuramente vi piacerà tantissimo e poi vi farò vedere delle cose che andremo ad appendere perché ho tante cose in casa che devono essere appese e vi farò vedere perché alcune sono proprio belline e niente, andiamo a recuperare Adele però adesso. Thank you.
sempre con il mio vicino in sottofondo che fa casino, perché lui più che casino non può fare, mi dico che ho appena smontato praticamente il robottino di Ultenic. Ultenic, boh, vabbè, non so come si pronunci. Comunque l'ho appena smontato perché praticamente mi dava un problema nelle ruote. Mi dava un problema nelle ruote, io ho contattato l'assistenza, che tra l'altro è stata veramente fenomenale, molto gentile, mi hanno inviato praticamente subito il pezzo e stavo provvedendo alla sostituzione perché praticamente mi lasciavano fare la sostituzione autonomamente. E quindi ho smontato le ruote, tra l'altro chiaramente c'era il cinesino che smontava e rimontava come se... boh, io mi riempissi un bicchiere d'acqua, ecco. E quindi io... cioè così con la stessa facilità ovviamente ho smontato e rimontato il robottino. Queste sono le ruote che ho cambiato. Il problema è che adesso addirittura non si accende più, cioè non mi si accende neanche più il robottino. Quindi per farvi capire, sicuramente qualcosa è andato storto in questo mio, in questa facilità diciamo di cambio gomme, qualcosa è andato sicuramente storto. Quindi adesso vorrei capire che cos'è che è andato storto e nulla, adesso devo ovviamente aspettare il pronto intervento di mio papà perché non ce la facciamo, non ce la facciamo ragazzi. E nulla, adesso l'ho rimontato, adesso gli darò tutto e speriamo che faccia il miracolo, perché sennò mi tocca di nuovo un'altra volta chiamare l'assistenza e vedere un po' se riesco a risolvere la situazione. Io tutta brillante. Niente, non sono lavori per me questi. Scusami, ma mi spieghi una cosa? Ma questo cerchietto non è della mamma? Sì, sì. Ah, è della mamma? Sì. E come mai l'hai preso tu? Wow. Ah, perché era bello. Wow. Era bello. Wow. Era wow. Wow. Non ce la faccio. Ecco qua, ci risiamo. Mia figlia invece di colorare nell'album da disegno preferisce colorare per terra. È una cosa che fa molto spesso se non stiamo proprio lì addosso a guardarla. Ma volevo mostrarvi, ecco, come vado a pulire tutto ciò. Lo vado a pulire con questo nuovo aspire lava di Proscenic, si chiama F20 ed è veramente l'ultimo arrivato in casa Proscenic. Sapete che io ho una Tineco, quindi il paragone è partito subito dall'inizio, devo dire la verità, perché è inevitabile, e ho riscontrato molti più pregi in questo di Proscenic che in quello di Tineco, l'ultimo modello, quindi vi devo un po' raccontare. Allora, partendo dal presupposto che avete visto tutti i pezzi che vi danno inclusi nel prezzo, e allora partiamo subito dal fatto che ha un serbatoio molto più grande dell'acqua pulita, perché sapete che è una aspira e lava, quindi si carica l'acqua pulita e poi man mano il Proscenic, l'F20, lava e aspira, quindi anche solido, e poi chiaramente l'acqua sporca viene trasferita nel serbatoio apposito. Ecco qua, poi ecco, vedete già una cosa che non ha la Tineco è proprio questa, cioè l'igienizzante incorporato, quindi schiacciando un tasto voi avrete la possibilità di igienizzare tutta casa, e questa cosa qua è una cosa fenomenale. Si collega all'applicazione apposita e da lì si può controllare veramente qualsiasi cosa. E ha un'autonomia più lunga rispetto al Tineco, infatti la Proscenic ha come autonomia 45 minuti in modalità smart, chiaramente. Ho precisato smart perché ci sono due modalità, due velocità, quindi la smart e la max, quindi è una potenza
superiore, chiaramente. E poi adesso arriverà tra poco la prova uovo. Sapete che c'è sempre nelle mie prove, c'è sempre la prova uovo. E un altro pregio che ho riscontrato rispetto al Tineco è che l'F20 di ProScenic si avvicina molto di più agli angoli e agli zoccolini del muro, quindi veramente fantastico. Ed ecco qui la prova uovo che ho dovuto fare praticamente due volte perché l'ho lanciato forse da troppo vicino e quindi non si è rotto bene, e allora l'ho rilanciato meglio. Ed eccoci qua, qui con una passata, e non scherzo, una passata, come potete vedere, ha fatto su tutto, cosa che in realtà la Tineco, è vero che lo ha fatto su perché lo ha fatto su anche la Tineco, se vi ricordate, comunque se fosse guardate i video precedenti perché c'è tutto, e però l'ha fatto su in due volte, due o tre volte se non ricordo male. Comunque, questo è lo sporco, adesso andiamo a svuotare tutto, sì, perché adesso andremo a svuotare e andremo a fare l'autopulizia in questo modo qua della macchina, quindi vedrete che c'è proprio il programma per il lavaggio della spazzola e il lavaggio proprio del macchinario e addirittura dell'asciugatura, quindi fenomenale. Infatti proprio in questo momento la mia F20 è di là che si sta asciugando, che sta asciugando, diciamo, la spazzola. Adesso poi vedrete tutto, quelle lucine blu che poi vedrete dopo è proprio l'asciugatura della spazzola. E quindi io vi lascio il link in info box, anche perché questa F20 è più economica rispetto al Tineco, perché viene 100 euro in meno, ragazzi, e quindi vi lascio i link in info box, andate a darci un'occhiata perché ne vale veramente la pena e vedrete che veramente non ve ne pentirete. E comunque, appunto, in dotazione, come dicevo prima, vi danno il detergente, una spazzola di ricambio, lo scopino per pulire bene tutte le parti del macchinario e addirittura un filtro di ricambio, quindi avrete tutto alla perfezione. Adesso tra pochissimo vedrete queste luci blu, ecco qua, in questo caso si stanno asciugando le spazzole, ecco qua, guardate che schifezza, oh mio Dio. Comunque guardate l'info box perché non ve ne pentirete. Ecco qua, allora è appena andato via mia suocera, abbiamo fatto i buchi al muro. Solitamente sapete che rompo le scatole a mio papà, questa volta ho dovuto rompere a mio suocero perché mio papà è incasinato, non riusciva a venire. E quindi niente, visto che si erano accumulate un po' di cose, abbiamo deciso di procedere con i buchi, ecco. Allora, prima su tutti abbiamo messo questa qua, che è una porticina, vedete che si può aprire, va bene, adesso in questo caso, vabbè, non lo stiamo a trastullare più di tanto, comunque è una porticina che può essere anche un portafoto, tutto quanto, preso a Gressonei, e ce l'abbiamo uguale sia io che mia cognata, perché appunto me l'ha regalato lei, è proprio fatto da un artigiano di Gressonei. Poi abbiamo queste, che aspettate che vabbè, vi faccio vedere un po' così. Nella cameretta di Adele abbiamo appeso questi due palloncini, vi faccio vedere meglio, sono dei palloncini bellissimi in ceramica, presi a Polignano a Mare, quindi sono proprio di lì, ecco, e appunto l'hanno presi i miei suoceri perché sono andati in ferie di giù, e quindi bellissimi. Tanti so anche che li usano come bomboniere. Ora devo aggiustare questi fili qua, uno e uno, devo aggiustarli un attimo, però sono proprio palloncini, cioè vedete sotto anche, vedete, hanno proprio il buco uguale ai palloncini e sono bellissimi. Ora, chiaramente la domanda sorge spontanea: come mai uno rosa e un azzurro? Non si sa, ragazze, non sono incinta, nulla del genere, quindi non
lo so, però sono bellissimi, anche perché adesso mettendoli così riprende anche il colore dell'arcobaleno, quindi ci sta poi sul grigio della cameretta di Adele. Mi piace un sacco. Questo qua è proprio la visione complessiva. Ecco qua. Poi da questo lato, un disastro nella cameretta di Adele, da questo lato abbiamo appeso questa targhetta con scritto cameretta, e questa qua l'avevamo, me l'aveva regalata la mia amica Valentina quando siamo andati ad Aosta, quindi insomma, sono tutti dei bei ricordi, ecco. Ora dovrei iniziare un po' a prepararmi perché... devo dare da mangiare ad Adele e poi devo prepararmi proprio io, perché questa sera, come vi dicevo, sono a mangiare fuori, quindi devo assolutamente prepararmi in qualche modo. Non so neanche che cosa mettere, ragazzi. Adesso mi butto nell'armadio e guardo se trovo qualcosa, perché non ho veramente idea di che cosa mettere. Allora, sto aspettando la mia collega che mi viene a prendere. Niente, sono molto molto semplice, vestita, questi qua sono i gioielli di Happiness Boutique e niente, ne ho riesumato uno e poi ho questo maglioncino, diciamo addirittura a collo alto, bianco, pantaloncini in pelle, non so se si vedono, corti, e poi calze e Dr. Martens. Addosso ho una giacca che tra l'altro era di mia suocera, quindi rubata diciamo dall'armadio di mia suocera, e stop, adesso direi che le aspetto un attimo fuori e andiamo a mangiare la pizza. Ho proprio voglia di pizza stasera. Ok, sono appena rientrata a casa, parlo a bassa voce perché chiaramente Mark e Adele dormono già, e quindi nulla, adesso mi cambio, mi spoglio perché vado a dormire anch'io. E niente, insomma, è stata una lunghissima giornata, visto anche le poche ore di sonno alle spalle. Speriamo che stanotte vada meglio, perché sennò veramente mi uccido. E incrociate le dita per me. Io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia e vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.